richieste di manutenzioni da effettuare e proposte per l'attivazione di nuovi servizi o per l'ampliamento di quelli esistenti. Sono queste alcune delle questioni emerse nel primo di una serie di incontri tra amministrazione e utenti della Biblioteca di Pistoia proposti da un gruppo di studenti universitari assidui frequentatori della San Giorgio. L'idea è nata praticamente a seguito di una petizione che avevamo diffuso dopo, diciamo, che tutti ci eravamo trovati post-Covid a vivere per un altro anno. È una situazione comunque difficile per studiare in biblioteca, e dalla petizione, diciamo, un passo dopo l'altro ci siamo avvicinati alla direttrice, abbiamo chiesto un colloquio privato e quindi le abbiamo proposto di fare questo incontro pubblico. Allora, sicuramente il problema principale è il fatto che i piani di sopra sono chiusi probabilmente dall'inizio della pandemia, e questo per via di vari fattori di manutenzione che non sono stati presi in considerazione nel corso degli anni. Tra l'altro, a parte la chiusura dei piani di sopra, ci sono stati diversi problemi. Basti vedere quando piove, che letteralmente piove all'interno della struttura e devono mettere dei secchi. E questi in generale sono i principali problemi di manutenzione, e niente, deve essere fatto un lavoro al riguardo. Già al piano terra mancano, oltre alle prese elettriche, mancano le luci ai posti studio, e quindi la situazione è una situazione di difficoltà per l'utenza della biblioteca, non solo per gli studenti. E altre proposte potrebbero essere quella relativa all'ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca. Altri problemi che sono venuti fuori anche sentendo altri ragazzi utenti della biblioteca sono quelli relativi al parcheggio Pertini, al bar, potrebbe essere pensata una convenzione, e ad esempio la mancanza di un punto acqua, cioè una fontanella in cui riempire le borracce, cosa che solitamente nell'università è presente. Sono dispiaciuto e mi assumo le responsabilità dei disagi che questi ragazzi hanno dovuto subire e sopportare, sperando di essere alla fine. Ci sono lavori importanti da fare di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardano il tetto, che riguardano l'interno, che riguardano molti aspetti anche di sicurezza, perché stanno in via via procedendo. Sono anche contento che però della protesta siano anche propositivi, perché sono loro che lo devono vivere, sono loro che hanno le esigenze e che ci devono anche raccontare quali sono le loro necessità in termini di orari, in termini di servizi, in termini di accessibilità.